Lo short è stato accolto così, un po' con titubanza dal pubblico di Tallinn, una musica molto raffinata, molto particolare, avrebbe meritato anche per i contenuti forse una valutazione anche diversa, Franca. Ma sì, è un programma difficile, di difficile comprensione, sia musicale che tecnica. Evidentemente non ha scatenato quell'entusiasmo che ci si aspettava. Ora Samuel non ha nulla da perdere, deve giocare tutte le sue carte, deve cercare di pattinare sul libero pulito, come spesso sa fare, l'ha fatto a Brescia tranquillamente a campionato nazionale. Spero che possa trovare la concentrazione per farlo anche ora. Questo è un programma che trascina invece di più il pubblico, penso possa avere una buona risposta. Triplo Axel Vai, e triplo buono, Toloko. ottimo. Buon triplo flip, bello, sicuro, solido. C'è la seconda combinazione di due tripli. Triplo Lutz, Luzza. no, lascia Lutz da solo, allora forse prevede di farla in fondo col salto. Trotta la combinata con cambio di piede. La sequenza di passi circolare. E ora qua vediamo se trascina un po' il pubblico. Sì, il pubblico di Tallinn risponde, risponde. Cambio Piede. piede, ora cambio di filo e seconda variation, dovrebbe essere un livello 4 buono. Va per il secondo triplo Axel. Eccolo. Sì, è ottimo. Bene, triplo Axel. Doppio Axel, bene. Forza con la sequenza di passi in linea retta. Tutto il pubblico di Tallinn segue Samuel Contesti. Sta dando tutto in questa sequenza. Bravo Samuel. Forza però perché ci sono ancora tre salti importanti. Triplo salto. Sì, triplo tolo, dai. Leggero saltello sull'arrivo del triplo Toluk, doppio doppio Axel. Axel, doppio Toluk.
Che fatica, ma riesce a fare anche l'ultimo doppio toll. Eccellente Samuel. E il flying six spin. L'Italia e anche Samuel Contesti con questo eccellente programma su musiche andine, e tutto il pubblico di Tallinn va a incitare l'azzurro. Samuel Contesti settimo dopo lo short, ma qui ci può essere davvero un eccellente risultato, Franca. Bravo Samuel, Samuel come ci ha abituato, ha dato il 100%, ha fatto tutto quello che poteva fare con uno sforzo commovente sugli ultimi tre salti, proprio ha tirato fuori la grinta, tutto quello che poteva avere per stare su, e non ha rinunciato agli ultimi due doppi toll che sono punticini preziosi per risalire poi le posizioni. Ha dato tutto nelle sequenze di passi, ha cercato di impegnarsi nell'espressività, proprio nel trascinare la gente in questo programma. Anche questo certamente più difficile, di difficile interpretazione rispetto al cowboy dell'anno scorso, e direi che stavolta ci è pienamente riuscito. Io allora, spero che anche la giuria apprezzi questa prova. Sentiamo Andrea Bongiovanni della Gazzetta. Direi che è un programma che finalmente ha provocato la reazione del pubblico di Tallinn, così come sembrava un po' perplesso sullo short, che abbiamo detto essere molto delicato, molto raffinato, così ha reagito in maniera grandiosa con questa musica andina. Sì, un programma veramente coinvolgente e pattinato quasi alla perfezione, insomma alla perfezione, con tra l'altro la capacità di mettere la seconda combinazione a fine programma, per cui insomma ha maggior ragione da apprezzare, perché richiede veramente uno sforzo fisico non indifferente. Il pubblico finalmente ha reagito al meglio su queste note rese famose dagli Inti Illimani diversi anni fa, e speriamo adesso che la giuria apprezzi altrettanto quanto Samuel ha fatto vedere. Valorizza in qualche maniera l'argento dell'anno scorso, che non era certamente stato casuale. Peccato ancora per il corto di ieri, con quel settimo posto che ha lasciato con un po' di amaro in bocca, ma insomma Samuel è un pattinatore di valore e continua a dimostrarlo. Tra l'altro ricordiamo che oltre all'argento europeo di Helsinki, che abbiamo citato più volte, Samuel Contesti lo scorso anno a Los Angeles ha ottenuto anche il quinto posto al mondiale. Andiamo a rivedere proprio i salti, Franca. C'è stato quel soltanto, ecco intanto la moglie sulla destra che è anche la sua allenatrice. Ecco, se... sì, ci sono stati due salti arrivati molto molto in punta, l'ultima combinazione con i due doppi toll-loop, doppio axe, doppio toll-loop e il triplo loop, le uniche due imperfezioni che potrebbero subire un minimo di penalità da parte del pannello tecnico. 145-43 va nettamente al comando con 221-33. Ricordiamo però che il personal di 226-97, ma questa sera con 145-43 si avvicina al suo personale stabilito in occasione dei campionati del mondo, 148-47, e soprattutto è il suo miglior risultato dai campionati a questa parte. Quindi una prova davvero positiva, e stacca nettamente Fernandez, fermo a 204,83, comunque 221,33. Adesso la prima risposta arriva da Alban Probert, che era davanti Contesti con 76,37 nello short, l'italiano aveva 75,90. Sappiamo che Probert un po' soffre la seconda parte del libero, però questa finale mi sembra anche di vedere, si gioca molto anche sul filo veramente dei nervi, Franca. Certo. Sembra veramente banale, ma qua l'importante è soprattutto non andare sul sicuro, avendo però un certo tipo di vantaggio.